Intanto ti facciamo gli auguri di buon compleanno. Grazie mille, è passato, però grazie mille, ringrazio tutti per gli auguri. E intanto il regalo che tutti volevano e che tu probabilmente ti aspettavi non è arrivato. No, non è arrivato perché da quello che ho sentito a Lucca praticamente la partita non si è giocata. Questo mi dispiace molto perché pensavo la Lucchese facesse la partita, invece diciamo che erano già andati in vacanza. Mi dispiace, però dai, siamo contenti per quello che abbiamo fatto fino adesso. Ma sappiamo che hai fatto un weekend, diciamo così, qui a Ferrara, hai portato la famiglia, la fidanzata, un po' in giro per le bellezze del territorio. E qualcuno su Instagram ha postato che tu dovresti essere il futuro capitano della SPAL. Cosa rispondi a questo? Rispondo che sono, se la gente dice questo sono orgoglioso. Poi io sono felice di stare qua, se starò qua diversi anni e diventerò il capitano, sono solo che felice. Insomma, quindi sei andato a, diciamo così, a tastare un pochino il territorio per vedere dove potresti fissare la tua nuova casa? No, adesso addirittura questo no, perché penso che la mia casa sarà sempre dove saranno i miei genitori, però fin quando sono a Ferrara spero di rimanerci tanti anni e sarò contento di essere qua. Insomma, mi hai detto dopo la partita, cioè quindi a un quarto d'ora dal fischio finale, che insomma dovevi tirare e dovevi fare gol, dovevi segnare quel tiro che era più o meno una serpentina come quella di Finotto contro il Forlì. Cos'è che hai sbagliato lì? Come ho già detto, dovevo piazzarla, ho voluto tirare di potenza e ho sbagliato, quindi meriti al portiere, ma soprattutto dei meriti miei. Avresti esultato sotto la curva, come poi alla fine siete andati. Che brivido è stato vedere quel cartello con 1500-2000 persone in curva che vi esponevano, grazie ragazzi. È un'emozione unica perché comunque penso che se siamo arrivati a questo punto è merito di quello che abbiamo fatto noi fino adesso e quindi li ringraziamo per il loro apporto. E a Reggio come andrà? Andiamo per vincere la partita, comunque è sempre un derby, è sempre importante e daremo del filo da torcere e porteremo a casa i 3 punti. Non siete scarichi, visto che insomma dalla notizia che la Lucchese stava perdendo contro la Reggiana vi siete un pochino, come dire, afflosciati. Sì, ci siamo afflosciati perché giustamente pensavamo a un altro risultato dall'altra parte, ci ha tolto il sogno playoff, però penso che la partita di sabato non è da sottovalutare. E che cosa dovrete fare? Vincere. Sì, ma in che modo? In che modo? Non lo so. L'importante penso sia vincere, giocando bene o male, quello non importa, è un derby, quindi va vinto. Abbiamo il guerriero che è stato ferito. Cosa è successo? Diciamo una bella testata che ho preso domenica e è un po' condizionato dopo durante la partita, però alla fine sono contento del 10° gol stagionale e purtroppo non sono riuscito ad arrivare ai playoff, però siamo contenti del nostro cammino. Appunto, sei arrivato in doppia cifra, quindi io ho vinto la scommessa che avevamo fatto qualche settimana fa, forse anche un mesetto. Hai ragione, sono contento che l'hai vinta e adesso vedrò cosa offrirti. Insomma, riusciamo a farne un'altra nell'ultima partita di campionato contro la Reggiana? Riesci ad arrivare a 11 che mi pare, se non sbaglio, è il tuo record, diciamo così, in stagione? Sì, sono già 11 per il gol che ho fatto nei primi mesi e è un bel derby anche se non serve più a molto, però sì, sicuramente ci teniamo come ci terranno molto di più i nostri tifosi e speriamo di venire via con i 3 punti. Quindi se fai gol arrivi a 12 e batteresti il tuo record, diciamo così, in carriera? Sì, esatto. Quindi facciamo una scommessa? Di nuovo, vediamo. Ok, se può allargare la telecamera, facciamo la scommessa. Regista, vieni a tagliare qui da noi, ecco. Scommessa, scommessa Io fatta. che ce la faccio e tu che non ce la faccio, però. Va bene, ok. Vediamo. And I'm a son of a gun. My code name is the only one in black boat.